formazione e anche quello che Daria. Questa mattina noi abbiamo avuto un incontro che settimanalmente, giovedì, facciamo il cosiddetto tavolo delle macerie, coordinato dalla struttura della Commissione. E il Comune dell'Aquila ha sollecitato, anticipando un atto di diffida, ha sollecitato tutti i soggetti che devono ancora firmare il famoso protocollo d'intesa che riguarda la TECES, ossia quel famoso progetto che riguarda il ripristino ambientale di tutta questa vasta zona. E lo abbiamo condiviso con voi, Presidente. Le ultime cose, le ultime osservazioni me le hai rimesse tu e noi le abbiamo trasferite a chi ha completato la redazione del documento. Io questa mattina ho testualmente detto che presenterò una diffida a nome del Comune dell'Aquila al Ministro dell'Ambiente, perché ad oggi, nonostante le promesse, ancora non riusciamo a fare in modo che questo dato protocollo d'intesa possa essere firmato. E su questo tutte le autorità sono state d'accordo, perché riteniamo, e non lo dico per polemica perché mi è utile per ragionamento, perché riteniamo che tutto quello che si decide su questo territorio è stato un mio impegno, e il Presidente e chi era presente nelle varie assemblee, perché vengo spesso a fare è stato un mio impegno, e da quel momento in poi io questo impegno ho sempre portato avanti. Vorrei essere su questa cosa molto chiara. Quindi tutto quello che verrà fatto su questo territorio verrà deciso insieme al territorio. Ok, Mario? Ok? Questo, per favore, 10 minuti e poi potete riportarci. Seconda questione che volevo un attimo anticipare, forse se siete stati un po' disattenti, dal 2005 c'è in corso un progetto di realizzazione di un megalotto, ok? Su cui il sottoscritto sta cercando di porsi in contrapposizione, e abbiamo avuto anche la capacità di mettere insieme tutte le istituzioni, non solo locali, e cioè tutti i comuni di questo territorio, ma anche delle altre regioni che sono interessate a questo percorso, a questo tracciato, che guarda caso se ne è accorto qualcuno, se ne è accorto qualcuno, penso, vogliamo fare, scusa, ma non è a prima senza, scusi se non abbiamo ancora protestato, scusi, scusi se non abbiamo ancora protestato. Allora vogliamo stare insieme anche questa battaglia? La facciamo, non ti preoccupare, la facciamo. Vogliamo stare insieme questa battaglia? Perfetto, allora ci stiamo. Allora se ce ne siamo accorti, io vi ho chiesto invece non si sono stati in silenzio ad ascoltare correttamente tutti quanti. Lo voglio fare con la circoscrizione anche, ok? Lo voglio fare con la circoscrizione perché questo percorso, no? C'è chi lo sa molto bene, molto meglio di me, passa e coinvolge anche questo territorio. Quindi guardate a questa condivisione. Poi ho sentito parlare della CEA. Scusa, Presidente. No, ma io non l'ho mai preso come fatto personale. Sto cercando di dire qual è la posizione del Comune. Poi ho sentito parlare della CEA. Vorrei capire chi è la CEA in questo territorio. Qual è il titolo che vanta la CEA per assumere decisioni su questo territorio? Poi lo spiegherai, visto che hai parlato della CEA, che ha detto no a determinate scelte che si dovrebbero fare su questo territorio, sul territorio di Onna e altro. E vorrei sapere se qualcuno sa, io no, perciò è una domanda senza nessuna polemica, di che tipo di progetto è portatrice la CEA su questo territorio. Poi magari lo vedremo insieme. Forse è portatrice di un progetto che è quello di utilizzo di certi sistemi, no, che possano in qualche modo produrre energia per sostenibilità ambientale, energia pulita o quant'altro, riduzione di costi, eccetera, eccetera. E sicuramente la CEA non è che lo fa perché è una benefattrice, lo fa perché si fa per mercato. Ok, dette queste prime tre cose, io adesso però credo che bisogna essere anche molto chiari. Perché Presidente, non mi piace come hai aperto questa riunione e non mi piace come l'hai condotta, te lo voglio dire senza nessuna polemica.
ma non vi sto dicendo niente, ma non vedete che rubire con me, poi mi dà la parola, per un semplice motivo. Quando ci siamo sentiti, caro Presidente, io ho chiesto esplicitamente che venisse invitata formalmente la Regione Abruzzo, che è titolare dei poteri, che è titolare normativamente, in base alla legge regionale, di tutte quante le parti dell'iter procedurale che ha condotto a questa autorizzazione unica. Regione Abruzzo. Ma non sto dicendo che ha fatto bene o che ha fatto male, sto dicendo che era necessaria, come è stato necessario, e ci stiamo sempre. Comune Laga ci sta sempre, poi ci piglia ammazzate, eccetera. Ma ci stiamo sempre. Come era necessaria la provincia che anche intervenisse e spiegasse anche qual è la programmazione in termini provinciali su questo territorio. È stata evitata? Certamente c'è stata, sto dicendo di no, non sto polemizzando, sto dicendo di fatto. Come era necessaria la presenza del consorzio industriale, perché viva Dio è stato il consorzio industriale a fare la sede sulle lotti, uno nel 2007 e uno nel 2009. Non lavate le mani! Uno nel 2007 e uno nel 2009. Su un sito che mi sembra tra l'altro essere industriale a servizi non artigianali. Peraltro, e non credo che abbia neppure fatto nessuno sforzo per fare una variazione, perché credo che già fosse industriale. E vorrei anche io, comune, capire come mai il consorzio industriale non interloquisce con il comune quando fa queste cose. Questo avrei voluto chiedere al commissario del consorzio, che poi non era lui, ma era il predecessore, l'altro discorso, perché noi garantiamo, no, la prosecuzione e quindi l'unicità dell'amministrazione, dell'amministrare. Dopodiché vorrei ricordare anche un'altra cosa, che quando si arriva all'autorizzazione unica da parte della Regione, io su questo sono molto incazzato, Presidente, non è che lo sto dicendo, la Regione avrebbe dovuto fare in modo che su queste cose ci fosse una corresponsabilizzazione vera delle autorità competenti e non dire no, guardate, io non posso venire perché d'altro canto sono così lontana, perché l'autorizzazione unica è della Regione, perché ha l'intero potere di gestione e di decisione sulla materia. Tanto è vero che tutte le altre autorità, vuoi Vigili del Fuoco, vuoi l'ARTA, vuoi la provincia, vuoi il comune, poi dirò qual è il parere tecnico amministrativo e non politico espresso dal comune, vuoi le altre autorità competenti, ognuno ha dato magari delle prescrizioni, ha espresso un parere tecnico amministrativo in relazione alle proprie funzioni all'interno di un procedimento unico che è esclusivamente abbia appannaggio regionale. Il nostro parere tecnico amministrativo e non di valutazione politica è stato relativo alle questioni di carattere urbanistico in una zona in cui tra l'altro è competente, come dicevamo, il consorzio, e sulla emissione di CO2. E sulle biomasse, sulla produzione delle biomasse, dell'energia proveniente da biomasse, c'è una, come dire, una produzione di dottrina in materia, no, rispetto alle scarse emissioni in termini di CO2 da parte di queste centrali, che francamente io avrei voluto vedere un tecnico, un funzionario, un dirigente o un ingegnere di qualunque ente dire no, non si può fare perché noi siamo contrari per altri motivi. Istintivamente un problema c'è invece, perché se ci avessero chiesto, magari il consorzio industriale ci avesse chiesto, guardate, stiamo assegnando un'area all'interno del consorzio, all'interno del nucleo, probabilmente io su questo ho espresso una mia grande perplessità personalmente, l'ho espresso pubblicamente perché ho detto in televisione, beh, non avrei accettato che ci fosse un insediamento all'interno di questo territorio di Bazzano che è così fortemente antropizzato soprattutto dopo il terremoto. Capito, ma ci siamo solo, ma non è vincolante il parere del comune, assessore? No, non è vincolante. No. Il parere del comune viene dato, dopodiché se ne infischia. Allora ci dica se il comune fa parte del comitato di protesta o se continua, se posso andare avanti. Venite con noi, no? Sì, ma io adesso esprimo la nostra posizione e poi vediamo. Dopodiché, io vorrei ricordare di passaggio, ma non ci sono stato, che nel mese di luglio c'è stata anche una conferenza pubblica sulla questione, tanto per entrare nello specifico. Anche io distratto, non c'ero, sapevo che era stato.
da organizzare, non c'è, ma le possiamo organizzare, ma le possiamo organizzare, comitati, non comitati, circoscrizioni, comuni, le organizziamo nella logica di decidere insieme quello che si fa, con la consapevolezza, con la consapevolezza di chi se deve, come dire, confutare dei dati o deve assumere una posizione che non è politica, perché la nostra posizione politica sarà poi anche una conseguenza, no, di quelli che saranno i dati e l'analisi e tutte queste cose, no, devono essere queste, questi giudizi espressi all'interno e alla fine di un procedimento compiuto, in maniera tale che ciascuno di noi è consapevole al 100% delle decisioni che assume. Il comune, noi stiamo discutendo ovviamente in questi giorni della questione, perché non dalla riparta. Perché quando c'è stata il provvedimento finale da parte della Regione Abruzzo, il 30 o 31 agosto del 2010, no? Non è che il giorno dopo noi abbiamo conosciuto questa cosa, noi l'abbiamo conosciuta un paio di giorni, due o tre giorni prima che venisse fatta quella riunione, quella conferenza stampa, di quella presentazione del progetto la settimana scorsa. Sapevamo che c'era un incontro, però la formalizzazione del provvedimento noi l'abbiamo conosciuta 10 giorni fa. 15 giorni fa, grosso modo questo, c'è stato, c'è stata un'escalation adesso, diciamo, di attenzioni, di polemiche, eccetera. Ciascuno di noi, io credo, è legittimato ad assumere tutte le posizioni che vuole. L'importante è che noi ci assumiamo anche la responsabilità di quello che diciamo. Allora, noi come comune che cosa vogliamo? A noi piacerebbe tanto, in termini proprio di strategia politica, e questa settimana andremo ad approvare in Consiglio Comunale uno strumento essenziale in termini di energia, di come si fanno gli edifici in termini energetici, e poi ci saranno tutti i professionisti, tutte le imprese, tutti quanti che dovranno adeguarsi a quel tipo di documento energetico. Ci piacerebbe tanto che la città possa alimentare esclusivamente con energie rinnovabili, ma quando noi diciamo questo, anche parzialmente, ok? Quando noi diciamo questo, però, dobbiamo essere tutti consapevoli di che cosa significano queste dichiarazioni, se sono parole vuote, se sono slogan, se sono così dei principi inossidabili, perché tanto ci riempiono la bocca a tutti quanti, e poi all'atto pratico, magari senza essere perfettamente consci e consapevoli di quello che significa, ciascuno di noi poi dice: ah, là si può fare, qua no, perché questo siamo noi, noi siamo sempre qui. Ma se venisse sotto casa mia, direi la stessa cosa. No? Direi la stessa cosa, perché questa è la cultura che noi esprimiamo e questa è l'informazione che noi abbiamo. Allora, quando io dico a me piacerebbe tanto che la città fosse alimentata tutta con energie rinnovabili, l'abbiamo detto, l'ho sentito nel corso della discussione, oltre le biomasse ci sta l'eolico, pannelli solari, benissimo. Allora andiamo a mettere i pannelli, andiamo a mettere i pannelli solari che possono esprimere una produzione importante in questa città per riscaldare magari 15.000 persone. Che territorio dovremmo consumare in una città che dopo il territorio? I tetti! Me lo dite dopo, Come stiamo facendo? Seconda questione, lo sapete? Come una buona parte sta facendo. Noi abbiamo due richieste specifiche per la installazione di torri anemometriche per fare studi di fattibilità e verificare se è possibile mettere le pale eoliche sul nostro territorio. Benissimo. Voglio vedere, io francamente sono molto di volontarizzato, lo sto dicendo perché io sono il vostro rappresentante, voglio stare qui insieme a voi quando si decide. Ma che è allora? Parliamo della biomassa. Parliamo anche della biomassa, perché la terza cosa, sulle pale eoliche avremo chiaramente lo stesso. Come ce li ho io, biomasse, cosa cerchiamo?